Carlo Morandini ha moderato questo incontro, un incontro che ha messo alla luce i tanti progetti di cui alcuni forse uno non conosceva l'altro. Eh sì, è facile che sia stato così perché vanno messi in rete, vanno messi assieme. La sfida che la stampa agricola, che io presiedo a livello regionale, vicepresiedo a livello nazionale, e l'associazione culturale La Riviera Friulana si sono impegnate a lanciare è quella di mettere insieme i produttori di qualità, i viticoltori, gli albergatori, i ristoratori e i comuni per farli parlare e mangiare assieme. Questo è nato perché già tanti anni fa, io sono udinese, frequentavo Lignano più che Grado, e vedevo che già dalla penisola di Lignano guardavano con diffidenza quasi sulla skyline Marano Lagunare, viceversa Marano non guardava volentieri Lignano, mentre sono due realtà che sono complementari, devono convivere, si devono integrare per vendere un turismo moderno, non solo il turismo ma anche prodotti enogastronomici, ittici di qualità, per esempio, parlando di loro. Ma in tutta l'area di Via Rasca ci può essere un interscambio, un'osmosi tra i prodotti del territorio e quelle che sono le offerte turistiche, soprattutto perché la gente al giorno d'oggi va a ricercare la qualità nei prodotti agroalimentari, va a cercare i sapori, cerca di degustare, di visitare, di fare turismo anche assaggiando il territorio. Questa è la scommessa. Fare la rete è una condizione essenziale oggi per riuscire a stare in competitività rispetto al mondo della globalizzazione. Ecco, il ricetto è proprio fare rete, questa è un po' la mission per non solo sopravvivere ma per diventare competitivi. Fare rete oggi è diventato sia in agricoltura come nel turismo, come dicevamo poc'anzi durante l'incontro, indispensabile. Non è una condizione di economia di scala, è una condizione di vedere ad un mercato che si evolve con una grandissima rapidità, le sfide sono sempre più ampie, sempre più globalizzate, come giustamente avete sottolineato. La forza del singolo deve tramutarsi nella forza del gruppo, anche per poter cogliere insieme le opportunità di un'evoluzione nelle produzioni e nel modo di recepire la clientela, il benchmark che vogliamo raggiungere in maniera adeguata.